Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi conoscere questa nuova piattaforma, questo nuovo sito che vi permetterà di risparmiare e magari di farvi guadagnare anche qualcosa. Beh, voglio farvi un esempio con Netflix. Solitamente si vanno a pagare magari 4 utenze, ma di quelle 4 utenze ne utilizziamo solo una e quindi le altre vanno ad essere sprecate. Beh, con questo sito, è vero, GoSplit, potrete mettere le altre utenze sulla piattaforma, così facendo potete fare in modo che altre persone possano acquistare quelle utenze rimanenti, usufruire del pacchetto che voi state pagando, così da poterlo dividere con altre persone pagandolo molto molto meno. Anzi, potreste avere anche un piccolo rimborso, e con il rimborso che andrete ad avere potete voi stessi usufruire di tante altre piattaforme. Come potete vedere, qua è molto fornito, troviamo da Spotify a PlayStation, Xbox, Disney Plus e molte molte altre che vengono costantemente aggiornate, e ce ne saranno tante nuove presto. Ovviamente più persone si iscriveranno e faranno parte di questa piattaforma, più occasioni e più abbonamenti ne verranno fuori. Voglio mostrarvi meglio di cosa sto parlando. Allora, ci troviamo qua sulla pagina principale di GoSplit, vi lascio il link affiliato qua sotto, quindi basterà che cliccate sul link e semplicemente andrete a inserire qui la vostra email e vi arriverà un'email di conferma con una password che potete utilizzare. Una volta che avete inserito appunto la vostra email e la password che avete ricevuto, li troverete sulla pagina principale appunto di GoSplit. È molto molto semplice. Come vedete qui ci sono tutte le varie piattaforme che al momento potete trovare su GoSplit, ma come detto verranno costantemente aggiornate e se ne aggiungeranno di nuove. Per semplificare tutto è stato diviso anche in sezioni. Come vedete c'è la sezione musica, quindi ci sono tutte le piattaforme che condividono anche della musica. Ci sono i vari software con Microsoft, NordVPN, Surfshark, Duolingo, Norton 360, eccetera, eccetera. C'è anche Photoshop, un sacco di altre appunto piattaforme, tutti con prezzi veramente, veramente ultra accessibili. Ci sono anche i cloud, quindi c'è Dropbox, c'è Apple One, c'è Microsoft, eccetera, eccetera. E c'è anche la parte videogiochi, quindi c'è la Nintendo, la PlayStation e l'Xbox. Sono invece qua nella prima parte trovate tutti gli altri, ovvero Netflix, Apple TV, Infinity, Now, Eurosport, YouTube Premium, eccetera, eccetera. Ce n'è veramente, veramente tantissime, da come potete vedere. Qua ovviamente nella sezione abbonamento troverete i vostri vari abbonamenti a cui siete iscritti o gli abbonamenti che avete anche condiviso, perché come detto potete sia iscrivervi, quindi approfittare di abbonamenti di altre persone, o semplicemente se andate a cliccare su condividi un abbonamento qua in alto potete direttamente condividere il vostro. Qua anche qua diviso in sezioni per andare a trovare la categoria del vostro abbonamento che dovete condividere. Qua mettere il vostro nome e cognome, data di nascita, eccetera eccetera, e poi passare avanti. Una volta che avete messo vostra data di nascita, il nome e il cognome, qua potete scegliere quale delle vostre offerte volete condividere. Ora non ve le farò vedere tutto, perché in base ovviamente al tipo di offerta e il tipo di piattaforma ognuna ha la propria linea da seguire, sono tutte diverse e sprecherei veramente troppo tempo, ma comunque come avete visto è molto molto semplice. Basterà cliccare sopra, cliccare sul tipo di abbonamento, qua dovrete aggiungere quanti slot state condividendo e tutto è molto semplificato. Una volta che l'avrete fatto, voi avrete condiviso un abbonamento. Ci sarà anche qua dove c'è chiacchierata una chat dove potrete direttamente magari anche parlare con le persone con cui avete condiviso un abbonamento, se ci fosse qualsiasi tipo di problema sulla piattaforma, e risolverlo assieme. Qui riceverete ovviamente le varie notifiche. Poi ci sarà anche una sezione rimborso del proprietario o rimborso del coabbonato. Quindi c'è la sezione rimborso, situazioni in cui è possibile richiedere rimborso in caso abbiate avuto problemi, eccetera eccetera. Ovviamente c'è una sezione crediti in cui potrete andare a vedere i crediti che avete guadagnato, quindi nel caso avete condiviso un vostro abbonamento avrete anche dei crediti che accumulerete. Con questi crediti potete a una certa prelevare direttamente sul vostro conto i soldi guadagnati, o semplicemente potete andare ad acquistare altri abbonamenti tra tutti quelli che appunto
sono serviti da GoSplit. Poi comunque, da come avete probabilmente sentito, Netflix ultimamente sta combattendo una battaglia contro questo genere di cose, indipendentemente sia che voi vogliate condividere l'abbonamento con estranei o anche con conoscenti o con vostri familiari. Ma se ovviamente in futuro non ci sarà più questa opzione, vi ritroverete comunque con molte altre piattaforme, appunto come Disney Plus, Spotify e tutte le altre che vi ho mostrato finora. Beh, che dire ragazzi, valutate voi se usare GoSplit per questo genere di cose. Ricordate che ogni tipo di piattaforma che appunto prevede la condivisione di uno o più abbonamenti, potreste andarlo a inserire su questa piattaforma e, come già detto, avere un piccolo rientro anche delle spese che andrete a fare. Spero che questo video vi sia stato utile, vi ricordo che vi lascio sotto il link diretto a GoSplit. Fatemi sapere con un commentino se già conoscevate questa piattaforma o se è una cosa che può esservi tornata utile. Lasciate like, iscrivetevi al canale e, che dire, nient'altro, bella!